Pronto? Giuseppe? Buonasera, buonasera Gianluca, lo vogliamo fare un applauso al team manager dell'Atletico Catania. Come stai Gianluca? Va bene Giuseppe, bene, sono momenti di confusione per noi, però una confusione piacevole rispetto alla confusione degli ultimi mesi, perché era una confusione degli ultimi mesi alla quale non eravamo abituati, un po' per la storia che avevamo sufficiato, un po' perché secondo me quella non è una condizione umana di fare calcio. Certo. Invece questa confusione è fatta di tanta roba, tanta carne da mettere al fuoco da parte di questi nuovi dirigenti che hanno un entusiasmo travolgente e una confusione che ci fa stare meglio. Anche se ti stanca, però va bene. Senti, senti Gianluca, possiamo dire, perché dico a Catania lo dicono, ma lo dicono un po' ormai in tutta la Sicilia, Sant'Agata ha fatto il miracolo. Ma sì, sai Giuseppe, storicamente nella storia di questa società, che ormai quest'anno si è il trentennale, dopo il periodo di febbraio, quindi dopo Sant'Agata, avvenivano le inversioni di tendenza nei risultati, nelle gestioni dei giocatori, per esempio mi ricordo il famoso Atletico di Tarrigo, dopo febbraio cominciò con Marino, Calvarese, Giambuzzo a fare una rincorsa incredibile, l'Atletico di Morinini, l'Atletico di Virgil. È la storia questa dell'Atletico, non c'è niente da fare. Il mese di febbraio è sempre stato un mese di switch nei confronti poi della stagione, quindi speriamo che anche questa volta Sant'Agata, a cui noi catenelli siamo molto devoti, e tanti atleti sono devoti di Sant'Agata. Sì, questo lo so, questo lo so. Fuori da questa vicenda. Senti Gianluca, so che è ritornato Giorgio Corona, è una bella pattuglia di calciatori esperti, e quindi a questo punto si deve tentare il tutto per tutto per salvare la stagione e salvare soprattutto la categoria. Allora, perdonami, caro Gianluca, senza volere polemizzare con nessuno, perché dico noi che abbiamo l'Atletico nel cuore, siamo signori sotto tutti i punti di vista. Però per me domenica è la partita di tutto, dell'anno, e forse anche di una mia rivincita personale. Chiaramente c'è abbastanza attenzione rispetto all'incontro di sabato, perché per noi è fondamentale, per due motivi. Uno, perché per la prima volta dopo quattro mesi torna in campo una squadra fatta di calciatori veri, anzi se mi permetti vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti quei ragazzi, a cominciare dai tifosi, ma tutti quei ragazzi che si sono messi a disposizione in questi mesi per portare avanti e sostenere l'impegno e mantenere viva la gemella dell'Atletico, che non è una cosa facile, non è stata un'esperienza diciamo da gestire con facilità, perché prendere 10-15 con la partita insomma fa venire nervi a tutti, quindi il plauso va a tutte quelle persone che hanno contribuito economicamente, con impegno, moralmente, con l'onore, con rispetto, con la dignità, con tutte quelle caratteristiche che hanno consentito in queste settimane di andare avanti, quindi permettimi di ringraziare. Noi domenica sabato ritorniamo in campo di fatto dopo quattro mesi, dopo l'ultima partita vera è stata a ottobre, metà ottobre, per cui l'intelligenza di questa società, capeggiata da Drago, gestita anche da quel totem che Arturo Barbagallo come direttore generale, è stata quella di riprendere ciò che di positivo c'era prima dell'apocalisse, no? Quindi il tecnico che è Righi, che era rimasto testato con noi, più altri 4-5 atleti che erano rimasti come Stancampiano, Russo, Giorgio Corona, Bonnici, ai quali stiamo cercando di affiancare qualche singolato di livello che ci possa consentire di agguantare l'unica nota positiva di tutta questa vicenda che è rimasta la classifica, perché se tu pensi che noi non passiamo un punto da tre mesi e in tutto ciò abbiamo solamente perso una partita determinante domenica scorsa a Ragusa, per cui la posizione di classifica è scivolata solo di una posizione, è miracolosa anche questa, no? Perché come se questo campionato ti stesse aspettando, per cui questo scontro diretto di sabato per noi è chiaramente determinante, però poi restano altre sei partite per noi altrettanto fondamentali, nelle quali ci giochiamo tutto quello che abbiamo, perché a questo punto se ci dobbiamo provare ci proveremo, certo, con la proverbiale determinazione atletica. Senti Gianluca, io questa sera qua ho ospiti due personaggi del calcio palermitano, abbiamo il vicepresidente dell'Atletico Palermo Enzo Palmeri e il mister Peppe Giordano. Stranamente caro Gianluca, mia. Sì, ti salutano tantissimo, dicevo a loro io questo, stranamente
Ecco, vedi, anche loro si chiamano Atletico, vedi che bella melodia. E io quando dico questo nome mi emoziono, tu lo sai. È un suffisso che negli ultimi 30 anni ha preso piede in Sicilia in maniera, diciamo, quasi disarmante. C'è Sì. stata una moda di Atletico che sono nati in quasi tutte le città, in quasi tutte le province. E che è un bene che ci siano, perché secondo me la pluralità della democrazia sportiva non fa altro che arricchire tutto il movimento calcistico. Quindi è bello che sia Palermo, l'Atletico Palermo, e l'Agregas, l'Atletico Agregas. Meglio avercele che non averci. Adesso poi è un bel nome, voglio dire. È vero, caro Gianluca, e ti dico anche un'altra cosa, correggimi se sbaglio. Se quel tiro di Letta non avesse colpito il legno e fosse entrato, a quest'ora la Sicilia sarebbe piena di tanti Atletico. E che la storia calcistica siciliana sarebbe cambiata. Purtroppo con i malati insieme che non si cambia la storia, però è vero, se quegli anni lì, in quegli anni in cui noi speravamo per 2 anni consecutivi la Serie B attraverso i playoff, ci fosse invertito qualcosa, sarebbe sicuramente mutata la storia e probabilmente la Serie A l'avrebbe fatta poi l'Atletico. Ma di fatto non è avvenuto questo, quindi non possiamo fare altro che ancorarci ai ricordi e ricordarci quei bei momenti. Però ti dico una cosa, la storia è fatta di corsi, ricorsi, di cicli che si ripetono, no? Adesso noi stiamo venendo veramente da una morte quasi, quasi pronunciata, abbiamo scampato per nulla. Niente, parliamo di cose belle, senti. Questa società non sparisce, non riesce a morire mai. Infatti non moriremo mai. Ti dico, Gianluca, c'è il nostro piccolo Giuseppe che tu conosci, il mio collaboratore. Sì. Lo vedi? Che ti vuole fare una domanda. Anche lui, certo. Simpatizzante dell'Atletico. Abbiamo pure il Liogio. Certo, dimmi, ti ascolto, dimmi tutto. Buonasera. Ciao Gioia, dimmi. Io volevo chiedere una domanda che sembra stupida, che però alla fine non è stupida, la posso chiedere. Questo Atletico, se ci mette l'impegno e comunque evita di perdere punti in queste ultime giornate di campionato, può riuscire a salvarsi anche tramite i playoff? Allora, ti dico una cosa, tu dimostri di essere un ragazzo prima di tutto intelligente e poi conoscitore di calcio, per cui non potresti mai fare domande stupide, anzi, hai fatto una domanda molto intelligente. Ti dirò, la classifica è una classifica che ci dà la speranza di poterci provare fino alla fine, e questo noi lo faremo perché la società è determinata, siamo tutti abbastanza concentrati, e ribadisco, la concentrazione nasce dal fatto che abbiamo sofferto così tanto in questi mesi, che adesso che abbiamo questa piccola speranza ce la giocheremo con tutte le forze che abbiamo. E tu, guarda, Giuseppe, sei piccolo, ma imparerai, magari rivedendo la storia dell'Atletico, che l'Atletico è una squadra che è abituata alla sofferenza e al combattimento, fanno parte proprio del nostro DNA, per cui a noi la lotta ci è tanta. Noi ci proveremo sicuramente con tutte le nostre forze, perché è giusto che questo avvenga, altrimenti avremmo meritato di sparire o di essere radiati. Se non siamo spariti, e questo mi ricollego al discorso di prima, Giuseppe D'Alluto, è perché c'è un motivo, sicuramente c'è una mission ancora più grande che non si è compiuta nella storia dell'Atletico, che magari avverrà nei prossimi anni. Esatto, capisci? Perché altrimenti, guarda, la logica sarebbe stata quella della sparizione, era più logico che sparisse, che non ci fosse più, visto tutte le travestie che ha dovuto subire negli anni, capisci? Quella di quest'anno è stata una cosa assolutamente inaspettata, perché eravamo fidati tutti. Sì, ricordo. E ti racconto un piccolo episodio, Gianluca. Io ero ad Etnaland con mia moglie, che insomma siamo venuti a fare 2 giorni per rilassarci. Mi senti? Mi sento. E rompevo le scatole agli amici parlando dell'Atletico. Quasi mi mandare pure a fanculo, ma insomma vattene a Catania direttamente, faccio fare il tifo dell'Atletico, perché tu lo sai, il mio pensiero è sempre rivolto a voi. Mi senti? Sì, ti sento. Gianluca, ascoltami, qua c'è il nostro Peppino che ti vuole fare l'ultima domanda e poi ci concediamo. Certo, sono a disposizione, dimmi. Io voglio sentire parlare
questo Giorgio Corona. Io so che, che Giorgio Corona è stato un grande giocatore in Serie A. E credo che può fare anche la differenza in questi campionati dilettantistici, anche se è un poco vecchiotto. Ce ne puoi parlare? Allora, Giorgio Corona innanzitutto è una persona straordinaria, è un vostro concittadino, quindi siete quelle due lì, un palermitano, ma è un siciliano al cuore dei siciliani, perché poi i siciliani non hanno una collocazione geografica, Catania, Palermo, Ticino, hanno un'unica condizione che li unisce, sono generosi, siamo una terra di gente generosa e che poi per il amico, per il compagno se ne va a morire. È vero, è vero. Essere generoso è uno straordinario professionista, è chiaro, è in una condizione di inattività da qualche mese, sicuramente anche per lui l'età è un peso, gli acciacchi, ma è sempre un uomo che ha giocato in Serie A, è sempre comunque un atleta che è in grado, anche se non fa gol, di poter determinare l'esito della partita, perché sa motivare un compagno, incute timore solo con la presenza degli avversari, è comunque una persona che nello spogliatoio è un valore aggiunto. E la proprietà, la nuova società non ha fatto altro che ascoltare le nostre richieste, perché noi tifosi dell'Atletico con Giorgio Corona lo vorremmo sempre nel nostro entourage, perché è una persona che comunque ti arricchisce qualunque cosa fa, innanzitutto perché ha un sorriso sempre disponibile e poi è sempre una persona abbastanza generosa e abbastanza presente, per cui anche se non fa gol la domenica la presenza di Giorgio Corona è fondamentale sempre. Perfetto, caro Gianluca. Allora io a nome di tutti, a nome di tutta la redazione, a nome dei componenti di Reunion al Bar, vi facciamo tantissimi in bocca al lupo, dicendo forza Atletico Catania. Ragazzi, mi raccomando, perché avete tutte le carte in regola a questo punto per fare una grande impresa. Giuseppe, tu lo sai, da queste parti noi ci mettiamo le bende come pirati, briganti per la stessa. Ma poi volevo anche, perdonami, volevo anche aggiungere una cosa, che i veri eroi di questa stagione atletista, e lo dico con ferma convinzione, siete tu e Mirko Stefio. Che vi siete, soprattutto Mirko. Che insomma vi siete con tutti i tifosi, sia chiaro, siete tutti eroi, però in maniera particolare, questa è la mia opinione, avete fatto delle grandi cose e quindi siete entrati di diritto nella storia del calcio siciliano. Ma qui c'è gente che ha tolto quasi 15.000 euro alle famiglie, Turi, Padre, Giancarlo, Zio Arno, Le Calpino, quasi non finisce mai, siamo una cinquantina di quelli proprio tipo intipata, quindi sono tutti da elogiare, perché hanno tolto tempo e denaro alla famiglia, credimi, sono stati fatti sacrifici immani per mantenere questa società in vita, per cui non Mirko Stefio, insomma, sono tutte persone che hanno tolto qualcosa della propria personalità o del proprio valore economico per destinarlo a questo grande amore, a questa folle idea che è perfetta, per cui vanno elogiati tutti, dal primo all'ultimo, senza dimenticare nemmeno un nome, perché veramente chi più chi meno ha contribuito, anche chi si è tolto 5 euro è perché più di quei 5 euro non si poteva togliere. Certo. Poi è stato fatto un'operazione, un gesto d'amore che secondo me non ha uguali nella storia del calcio. Io invece volevo ringraziare tutti i sostenitori, simpatizzanti, i tifosi dell'Atletico, ma anche amici sportivi dell'altro versante della Sicilia che hanno manifestato solidarietà, comprensione, ci hanno sostenuto, tifosi del Palermo, tifosi del Trapani, hanno veramente abbattuto le barriere della diffidenza, delle rivalità e hanno messo in pratica invece quello che era la vera solidarietà sportiva tra siciliani, per cui colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che in questi mesi ci sono stati vicini, anche con un semplice mi piace su Facebook, piuttosto con un commento, con una telefonata, o anche per qualche volta eliminando l'odio, è stato sempre un gesto di grande sostegno per noi, quindi noi vogliamo ringraziare tutti quelli che in questi mesi sono stati vicini con il loro calore, sperando che questa società, non dico che ritorni in Serie C perché magari è difficile con un tempo di soldi, ma ritorni a vivere di normalità, Giuseppe, perché la normalità sportiva è il più grande risultato che oggi in questo contesto economico degradato si può sperare. Perfetto Gianluca, allora un applauso a Gianluca Barbagallo.
Gianluca, cosa dirti? A prestissimo. Grazie, è stato un piacere. Un abbraccio a tutti e un saluto ai tuoi telespettatori. Grazie, ciao Gianluca, ciao. Grazie, buona serata. Ciao, grazie.